Amaro toscano, lo ha definito Mario Rigoni Stern, segnalando così l'arguzia, l'ironia, la vivacità immaginativa e libertà espressiva che caratterizzano lo stile e le tematiche di Renzo Bussotti, inconfondibili nella denuncia dei disagi esistenziali, delle violenze brutali, come delle più sottili e occulte persuasioni cui è sottoposto l'uomo contemporaneo. Firenze, Pisa, Padova sono le città che lo hanno formato, in particolare Padova, quella di Tono Zancanaro, suo zio. E da allora è stato poi, dopo qualche anno, avevo un nipote che è Bussotti, pittore, che ha cominciato a tirare segni e pitturare a 2 anni, credo, forse prima, la terra faceva. E per procurargli la carta lui, il materiale, e divertirlo un poco, ho cominciato a disegnare. Questo è stato l'inizio. Io ho cominciato a disegnare per divertire un ragazzino di 4 anni, 5. Tono cominciava, non è me, proprio perché mi piaceva disegnare, mi faceva le lettere con tutte le immagini al posto delle parole. E a Padova ci sono sempre venuto. Fin da piccolino perché mia madre era padovana e quindi c'era il nonno e si veniva sempre l'estate qua. Siccome a Padova poi c'era questa officina del nonno che praticamente era inutilizzata, e così invece di fare là un'altra, trovarmi un capannone, ho cominciato a venire qua. E così un po' per volta e mi sono commosso. Quando mi sono sposato, in quel periodo ho cominciato a fare le mostre e lì è stato Russoli che mi ha fatto conoscere tutti i galleristi, mi ha fatto fare il giro e poi è lì che ho incontrato il Fumagalli, che è l'altra persona proprio molto importante nella mia vita di pittore proprio. Ho fatto gli studi classici, ma poi all'inizio del liceo ho smesso proprio perché mi interessava disegnare e poi non mi ci trovavo. Ecco. Poi è stato il periodo era il 43, quindi c'è stato tutto il periodo della resistenza, quindi ecco, ho vissuto le cose là. Da piccolo poi andavo sempre nei musei, ecco. Anche Tono mi portava nei musei, mi ricordo sempre lo Starnina, poi mi piaceva tanto, e l'Orcagna, ecco, Trionfi della Morte, quelle cose lì. Poi seguivo anche pittori, che c'era Rosai soprattutto, che piaceva molto, poi c'era Viani che mi ha molto colpito e sicuramente mi sono portato dietro, ecco. A Firenze nel 45.
sono andato qualche mese all'Accademia e lì ho conosciuto il Margheri che mi ha insegnato l'acquaforte. Percorsa da una ricca vena satirica, da una ironia vigile ed acuta, anche nei racconti autobiografici, da un erotismo caldo e permeante, l'arte di Renzo Bussotti è maturata presto nella rottura esplicita con qualsiasi compromesso figurale, ideologico o anche solo di racconto, divenendo atto di esplorazione e verifica personale. L'eros, l'amore, la sensualità diventano un momento contemplativo, rigenerante, capace di restituire il senso della vita, del rapporto e della tensione affettiva che stempera, almeno in parte, la consapevolezza della condizione tragica dell'uomo del nostro tempo. In una rosea atmosfera precipitano, interagiscono e si fondono memorie lontane a prossime esperienze quotidiane, gesti abituali, sorpresi e inseguiti nel caleidoscopio di una fervidissima capacità immaginativa. In tutta la pittura di Bussotti è il colore l'elemento che definisce il clima espressivo con cui l'artista rende esplicito il proprio sentimento di partecipazione. Dalla rosa dei nudi, ai verdi acidi, ai gialli squillanti, ai rossi violenti e ai blu elettrici, di opere recenti che raccontano la fatica, la sofferenza, la paura, l'indifesa fragilità dell'uomo, così spesso schiavo, ridotto a salire scale interminabili, trappole mortali della sua condizione umana. Il fatto di cronaca diventa metafora dell'esistenza, emblema dell'uomo di sempre, che Bussotti coglie soprattutto attraverso le declinazioni e deformazioni della maschera, manifestazione della natura intima degli impulsi, degli istinti, dell'irrazionale, dell'aggressività che quotidianamente circonda e minaccia l'innocente, il debole. Ciascuna delle maschere, ciascun volto dei personaggi ritratti sentiti da Bussotti in un assemblarsi di memorie visive ed emotive, meriterebbe un'analisi specifica per come si affaccia sulla tela, per come interagisce con la figura prossima a creare la trama sempre imprevedibile di armonie e di segni,
fino a dare una sensazione visiva più prossima alla pittura informale che a quella figurativa e di racconto. Solo nella lunga serie di manichini, Bussotti isola le figure che diventano larve consunte di umanità, in uno spazio ancor più drammatico proprio perché vuoto. Il tema manichini è partito da due veri manichini rotti, che erano stati abbandonati e che io li ho trovato e che mi sono sempre portati dietro e quindi sono diventati parte delle mie giornate, ecco. Allora c'è stato un periodo, sono diventati proprio personaggi, affinità con un individuo, la stessa cosa. La stessa tragica umanità era visibile nella gente che ora stupita, ora angosciata, o ancora aggressiva ed egoista segue da vicino le ultime ore di Tono Zancanaro in ospedale. Una vecchia tela che Bussotti ha ripreso e terminato lo scorso anno sotto l'impressione traumatica della malattia e della morte di Tono. Bussotti dipinge quasi per rigurgitare in una pagina che Russoli definì follemente torrenziale tutta la sua esperienza e le reazioni della sua immaginazione in rapporto alla vita. Un esempio straordinario resta l'opera Beati i poveri, presentata nel 1964 al Premio Prato, la quale costò a Bussotti una denuncia per vilipendio alla religione di Stato.
Al premio Fraso avevo mandato un quadro che mi sembrava molto, anche molto tranquillo, che poi era un po'. Era un ricordo in fondo di un viaggio che ho fatto in Sicilia, avevo visto gli scheletri dei cappuccini, ecco, c'era tutto un legame con queste cose qui. Ecco, e lì ci fu un po' di storie, vabbè, perché pensavano al traggio della religione, quelle cose lì. Poi è passato tutto e dopo una decina d'anni ho rifatto lo stesso quadro in mostra e non è capitato niente. In quell'occasione sì, c'è stato il russo lì e mi ha fatto tutto un ha difeso. Punto di vista proprio della pittura. Viene naturale accostare la pittura di Bussotti a quella dell'espressionismo europeo del nostro secolo, da Munch a Ensor. Ma egli ama citare soprattutto lo Starnina, l'Orcagna e la pittura toscana del 3-400, oppure la pittura contemporanea di Rosai e Viani. Da queste esperienze, lungamente meditate e studiate, Bussotti si affranca in virtù di una naturalissima vena narrativa, che segue un itinerario tutto emotivo, di affioramenti, di raccordi, di invenzioni figurali, dove storia collettiva e storia personale, attualità della cronaca e dell'emozione esistenziale si amalgamano senza cedere a compiacenze visuali o a estetismi grafico-cromatici, dai quali egli rifugge, ricorrendo spesso alla pratica del segno e del gesto grafico, infantili, liberati da ogni preoccupazione formalistica. Centrale, che era un'immagine vecchia di un ebrea uccisa in un pogrom all'inizio del secolo, che con suo bimbo l'avevano lasciata così fuori dalla casa. E poi si è girato intorno, sono tutte immagini del periodo della guerra, fatte in bianco e nero, poi così nella tela in maniera proprio semplicissima per non far prendere sopravvento la parte tecnica. È tutto come un labirinto, sì. Poi le figure, i personaggi si allontanano, si avvicinano, si presentano, ma sì, c'è un filo logico ma proprio molto lontano, perché poi vengono fuori all'improvviso. Come le nuvole. Tracce resta nella memoria.
Nella formazione di Bussotti indubbiamente influisce la guerra vissuta da vicino, in una età particolare. Le sue tracce sono ferite permanenti, segni indelebili di sofferenza, angoscia, morte, che negli anni 50 Bussotti volle ricomporre sulle grandi tele in bianco e nero. Quelle figure, quei volti, quei drammi raccontati nei gesti sono le immagini dell'archivio personale di Renzo Bussotti, un archivio sconfinato, inesauribile, coltivato con raffinata sensibilità, in un silenzio discreto che lascia parlare le cose, le visioni, la luce, l'ombra. Mirabile saggio di comunicazione visiva di questo archivio eccezionale è il grande soffitto realizzato in casa Briseghella nel cuore di Padova. Sinfonia di colori, di forme, di gesti, universo di emozioni, visioni e sogni che Leonello Puppi definisce sintesi folgorante e poema visivo che si affida alla nostra turbata contemplazione, quasi l'apparire e il distendersi avvolgente di una città, metropoli senza centro, e misura che accampa la latitudine della condizione umana, dove, tra i pochi lacerti architettonici riconoscibili, e non conta che essi alludano a Padova, si intravede, con evidenza inquietante di rovine scardinate, una identità storica che si viene spegnendo, entro il brulicante formicolare di una folla di volti e di gesti.